Dopo era bella e morta. Quando è tornata a casa, lui l'hanno preso il 17 di luglio di 38 e lui l'è ritornato in I-43. Il 43 sempre con il solito giorno del come l'hanno preso e come l'hanno reso la libertà, diciamo. 17 di luglio, 17 di luglio. Il 25 luglio cade il governo del Duce. Alle 10 di sera schiamazzi in San Frediano. Hanno arrestato Mussolini. Si sente cantare per le strade dell'Internazionale, bandiera rossa. Alle 5 del mattino, all'imbocco di via dei Serragli, c'è un falò con i simboli del fascismo. Bruno vede uno buttare la tessera di iscrizione al partito fascista. Dovevi bruciarla prima. E quello gli rispose: tu chi sei per dare questi consigli? L'abbiamo fatto quando è venuto il momento. Ho fatto 5 anni di galera per non aver detto sì al fascismo. Io questo giorno l'aspetto da quando sono nato. E l'altro? Come ti chiami? Bruno Fanciullacci e sto in via Santa Maria. Si alzano grida di entusiasmo, applausi. Bruno è preso sulle spalle, suo malgrado, e lo portano fino a casa in vociante trionfo. Bruno riprende i contatti con il Partito Comunista. Fosco Frizzi, Faliero Pucci, Gino Tagliaferri. Nell'agosto 43 c'è la liberazione dei detenuti politici. Fra gli altri Alessandro Senigallia, Renato Bitossi e Mario Fabiani. L'8 settembre viene proclamato l'armistizio. L'11 settembre arrivano i carri armati tedeschi, senza opposizione dall'esercito. Il 19 Bruno sparisce da casa. Il 21 i fascisti arrivano a casa sua e non lo trovano. In montagna, a Marciola, Bruno si trova con 12 compagni, tra i quali Cesare Massai, Aldo Fagioli, Luciano Suisola. Poi a Greve nasce la formazione Checcucci, della quale Bruno entra a far parte. A metà ottobre nasce il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale. Bruno torna a casa agli inizi del dicembre. Il 25 dicembre 1943 Bruno, a 24 anni, entra nell'appena fondata GAP, i Gruppi d'Azione Patriottica. A Firenze ufficialmente vi erano 42 gappisti, ma operativi erano 10, 12. Erano divisi in gruppi di 4 persone. Cesare Massai ne era il comandante. Il nome di battaglia di Bruno divenne Massimo. Perché io in quello cambiavo un'arma. Se disarmavo anche tu andava a suonarsi a me. Venivo un nuovo aggiunto che era la mia e pigliavo un'altra. Allora un certo Totò, un Gigi, ma perché tu cambi sempre l'arma? Allora mi disse, gli aggiunse l'arma, disarma. Cerchi insomma di scalare, eccetera. E ci si trovò lì, il povero Totò e un certo Cirillo, altro partigiano, anche loro avevano un conflitto di fondo, scesano a Firenze. E così trovò a Fanciullacci, il babbo e gli oianesi. E ci si doveva andare su un prato magno, alla Lanciotto. Ce l'ho, dice, un controllo perché voi altri dice dovevamo rimanere in città. Ho partecipato a tutte le azioni, sia alla liberazione del mio Fanciullacci, alla liberazione dei milioni, alla liberazione di Santa Verdiana, alla Tosca Bucarelli, con le spie da tutte le parti. Io mi tenevo sempre alla larga, non ci vedevamo nessuno noi, chi c'era e chi non c'era, perché io i nomi dei miei compagni, vado a dire il nome proprio, l'ho saputo alla liberazione, ci si chiamava tutti per soprannome, il nome di battaglia. Voleva dire che se uno di noi doveva essere preso, anche se sotto le torture doveva fare un nome, lo poteva fare perché conosceva che io mi chiamavo Asim Luigi, mi chiamavo Luigi Arma.
E allora ci davano 20.000 lire a testa. Con questi 20.000 lire si doveva comprare la bicicletta, perché io le prime azioni l'ho fatta con la bicicletta alla bersagliere con le gommature per scappare, non era fatica andare via. Per comprare la bicicletta, vestirsi un po' più a modo, perché saranno degli strazioni vestiti, insomma. L'orologio per essere puntuale ad appuntamenti, perché non un minuto, ma anche dei secondi poteva costare la vita ad un compagno. Una sera dormivo da una parte, un'altra sera da un'altra, mai due giorni di solito posto. Oddio mio, uno se dovessi dire, dice, paura non avessi, sarebbe un bugiardo. Però vedi, sa come dice il proverbio, il coraggio vende la paura. Hanno detto, ci sei tu, balli. Quando si andava, si avesse, veniva da andare a fare un'azione, sarà fermi, voglio dire, sarebbe già provati noi. Certamente con tanto coraggio si andava, purtroppo se la resistenza, diciamo i partigiani, non avessero avuto coraggio, non sarebbe stato nessuno che si andava dalla parte della montagna. Certamente c'è chi aveva meno coraggio e chi ne aveva di più. Se le giacerano, tutte le ragazze posate, e nessuno mai dopo l'azione le ha detto guarda, l'ha visto, è andata bene, o qui o là, mai fatto l'azione, mai ritornati sopra a parlarne di magari, certamente anche si perde un compagno, era una cosa triste, perché domani ti toccherà. Avevamo voluto stare al confine. Non era uno che una parola la buttasse così, era un uomo ferrato, Fanciullacci. Ma di Fanciullacci ce ne voleva 100 in Italia. Quello che si deve dire non si dice. Perché quando anche in parole povere fossi io lì, almeno di dire, nella minoranza, ma di dire la verità. Anche quando questi buffoni o Berlusconi o quello o quell'altro di loro erano comunisti. Ma lei, scusi, mi dicendo l'era quando c'era da formare una Repubblica in Italia, quando c'era da sacrificarsi per il nostro paese, mi dicendo bene voi altri, non parlate dei comunisti. I comunisti c'erano però, mi hanno dato il sangue per il suo paese, ma voi dove eri? Io vedo, a volte ho visto anche sulle piazze, l'hanno risposto, ho visto tanti giovani. Io ho fiducia nei giovani buoni e tanti altri ne avverrà anche, vero? Quando avranno, o la mia, o ne spiegherà, o il genitore. Io spero nella gioventù, perché io dico solamente una cosa, che non un bene suo, che non abbia subito che si è subito noi. Mi augurerei che la fine si è fatta noi, che si è subito noi. Vorrei che le nuove generazioni avessero un'altra cosa migliore alla nostra. Che altra cosa andare a morire liberi, altra cosa morire forzato. So se mi rendo l'idea. Perché se io fossi morto, ho tanti poverini, sono morti in montagna. Ma sono morti con la sua idea, sono morti liberi. Lei non è eccezione, Fanciullacci. Parlava poco. Una persona seria, umano. Una persona che se lui chi doveva colpire, colpiva veramente chi doveva colpire e chi c'era da colpire. Noi fascistucci, noi responsabili. Il 15 aprile alle ore 13.30 viene ucciso Giovanni Gentile. 26 aprile c'è il ferimento di Pollastra, noto fascista dell'Oltrarno. Dopo poco c'è la prima cattura di Bruno. In piazza Santo Spirito Bruno parla con Massai, che gli dà delle pallottole. Arriva Burrini, comunista, e gli dice di andarsene. Si avvicina Alfredo Lisi, nipote di Pollastra. Vuole perquisirlo. Bruno scappa per via Sant'Agostino. Ma viene preso da un altro fascista in via dei Serragli. Viene picchiato e portato da Carità. E l'avevano preso e lo portarono
lì dentro la stanza della banda Carità, che non ti dico quante robe che gli fecero, e gli tirarono tutte le pugnalate lui giù a basso ventre. Lui, anche se fosse vissuto, poteva sempre rimanere un ragazzo disgraziato, rovinato. E poi lo lasciarono giù il sangue che andava via, con gli altri andarono via, tutto incavolato, anche lui, il coso Carità. Allora chiamarono la Misericordia. La Misericordia lo portarono a Santa Maria Nova. E c'era andata mia mamma e la mia sorella, però non lo facevano vedere. Lui Bruno era tutto nero, non aveva più sangue, te lo immagini. E allora si andò con la Massai, io e la mia sorella, si andava sempre di donne, poi veniva quando lo portarono a Via Giusti, veniva anche la mia mamma. E allora io passai, la mia sorella con la cosa guardò e non vide nulla. Io ero dietro e guardai, torno un po' indietro e vedo quello con il piantone, con il coso, il fucile. Questo che faceva così con la mano. In ogni modo, guarda, poi dopo di lì lo levarono e lo portarono in Via Giusti. Via Giusti l'hanno curato quei dottori bravi di Villa Natalia, su per via Bolognese. Piano piano, poi dopo, quando vennero i ragazzi, glielo fecero in barba a Carità, con una topolino e chi erano in bicicletta. Si fermarono lì all'ospedale, uno gli aveva fatto una fascia così tutta di rosso, di vernice, pronto soccorso, e lui lo sapeva già, perché era un altro campista anche lui, capito? Che aveva la striscia. E poi salì su e andava a trovare anche il fratello, questo in cambi, si faceva il cameriere, era più anziano lui. E allora dopo, quando dissero di portarlo via, andarono su, lo presero un impermeabile addosso e via, lo filarono nella macchina e lo portarono subito da Topino. E lì però avevano paura anche in casa, la sua mamma, la sua sorella che era giovane. Allora lo portarono subito, perché la mamma di Topino era parente con il Rosario.